Eccoci qui, ciao a tutti. Possiamo iniziare anche prima perché abbiamo già, da qualche minuto abbiamo già raggiunto il numero massimo. Eccomi qui. Allora, adesso mi dovreste vedere. Mi vedete? Scrivete in chat. Allora, come state? 777, già carichissimi? Ah, stasera, guardate, una bomba facciamo. E siete i fortunati 100 che sono riusciti a entrare. Tutti gli altri sono rimasti fuori, bravi che vi siete connessi prima, bravi. Fabia, Daniele, ciao, Gianluca, ciao, che bello, Marta, ah, da dove siete? Scrivete un po', dai, che aspettiamo proprio, iniziamo allora proprio precisi. Sono qui dalle Cagliari, Brescia, Como, Parma, facciamo anche tipo Leggio, Pescara, Messa, Milano, Londra, Firenze, Piacenza, Milano, Bologna, Roma, Kuwait, bravi, Zurigo, Berlino, Bucarest, Losanna, siamo andati sul mondo, Buenos Aires, Salerno, Treviso, Bologna, Venezia, Amsterdam. E qui siamo tutto il mondo, insomma, è qui Dubai. È possibile di stare all'evento? Giusto, beh, allora, forse magari dovremmo registrarlo. Aspetta un po', fatemi fare una cosina, fatemi fare stop share per un secondo. Allora, recording. No, stop clouding recording. No. Voglio che ci sia il recording. Recording, stiamo registrando. Ok, stiamo registrando, ragazzi. Quindi dovremmo essere a posto, è attivo. E quindi ho fatto un controllo così almeno siamo sicuri. Ok, dai, stiamo registrando. Allora, Reggio Calabria, Bologna, a posto, dai. Allora iniziamo perché insomma tanti gli altri non possono entrare, quindi noi iniziamo, no? Allora. Oggi facciamo un webinar, insomma il primo webinar vero, in cui vi spiego un bel po' di strategie di trading, insomma cerchiamo di entrare nel merito, tantissimi di voi mi seguono sui social, mi seguono su Instagram, vedono che posto i risultati, vedono dove investo, come investo, no? E quindi mi fate sempre un sacco di domande. Allora ho preso le domande un po' più classiche che mi fate e ho deciso di rispondere, insomma, durante questo webinar oggi. Allora, velocemente, per chi non conoscesse la mia storia, insomma, la faccio brevissima. Io volevo imparare come insomma, moltiplicare il denaro, e quindi se avevo 50 dollari, come trasformarli in 100 dollari, 50 euro, come trasformarli in 100 euro. Scusate, liceo scientifico, pieno di speranze di imparare la gestione del denaro, niente. Ho detto, beh, allora vado a fare economia, no? Perché se vai a fare economia, se non ti insegnano come fare a gestire il denaro, niente. Quindi mi mancava educazione finanziaria. Ho detto, vabbè. Faccio un master e faccio un PhD in economia, imparerò, no? Come si gestisce il denaro. Invece la scuola, ma non in Italia, in tutto il mondo, fa un po' fatica, no? A insegnarti il denaro. Cioè ti insegna come fare magari il manager, il dipendente, anche l'imprenditore. Ma non ti insegna la gestione del denaro, no? Quindi io sentivo che mi mancava qualcosa, mi mancava l'educazione finanziaria. Poi per un po' ho lasciato un po' da parte questo pensiero fisso che avevo, ho detto, vabbè, a scuola non l'ho imparato, niente. Ho iniziato a fare le mie varie attività, insegnavo in Bocconi, ho fatto un programma TV per 4 anni a Milano, ero managing director di una società di consulenza, quindi ero dipendente, ero freelance, ero imprenditore. E però ero in quello che si può chiamare la ruota del criceto, perché la mattina andavo a insegnare alla Bocconi, il pomeriggio andavo a fare la diretta televisiva, la sera facevo consulenze. Che bella vita, sì, bellissima, sono stati anni bellissimi, però comunque non è la ruota del criceto, mezzo al traffico, casino, sposti, vita piena. Anche un po' troppo piena, avevo poca libertà. Questa è una cosa strana nella mia vita che mi sono sposata e quindi ho fatto il giro del mondo. E niente, insomma, poi viaggiando ancora di più ho capito che devo cambiare qualcosa, ho iniziato un pochino a capire meglio, a leggere alcuni libri. E quindi poi ho fatto di nuovo il dipendente, però top manager, ho detto, beh, insomma,
gestivo 24 paesi, insomma, tutte queste cose belle, però mi mancava educazione finanziaria. Allora, poi sono andata in cerca di qualcuno che me lo potesse insegnare, però trovavo qui dei consulenti finanziari che mi davano dei consigli e poi, no, come dice Warren Buffett, ho letto molti libri di Warren Buffett e lui dice: Wall Street è l'unico posto al mondo dove le persone che vanno in Rolls Royce prendono consigli da qualcuno che va in metro. E quindi vedevo che questi consulenti finanziari non erano stati in grado, insomma, di avere una loro indipendenza finanziaria. Allora, perché ti devo dare i miei soldi se tu non sei bravissima a investire i tuoi? Poi io ho trovato quest'altro libro che mi è piaciuto molto, e vi faccio vedere, vediamo se riesco a farvelo vedere, perché si è bloccato il mio schermo. Allora, ho trovato questo libro, ve lo faccio vedere, aspettate. Questo libro che si intitola, non si vede perché perché i ricchi diventano sempre più ricchi, non so se lo vedete. Comunque, Why the Rich Are Getting Richer si chiamano, di Robert Kiyosaki, che è quello che ha scritto Rich Dad Poor Dad. Ho capito una cosa importante, ho capito che avevo fatto tutti questi lavori, quindi avevo fatto il business owner perché avevo la mia società a Milano, avevo lavorato per me stessa. Ero stata freelance, quindi avevo avuto anche una partita IVA, avevo lavorato per qualcun altro, avevo lavorato per la Bocconi come professore, avevo lavorato per Maserati, però mi mancava questa parte, che è l'unica parte vera, che è quella dell'1% delle persone che hanno la mentalità degli investitori. E quindi io volevo essere in quella fetta lì, cioè io volevo essere in quella parte in cui volevo fare il passaggio in più, dire ok, ma come faccio a far sì che sia il denaro a lavorare per me, non sia io a lavorare per il denaro rinunciando al mio tempo, e in maniera tale da avere tempo libero per poter fare quello che mi piace di più. E quindi, tipo, anche adesso, come facciamo tutti i giorni, insomma, aiutare le persone, no? E quindi dedicarmi alle cose che mi piacessero di più, invece di dover essere legata al lavoro 9-18, che poi per me era 7-2 di notte, no? Quindi ho incominciato a cercare qualcosa per colmare questa mia mancanza di educazione finanziaria. Ho cominciato a cercare online, un po' come fanno tutti, appunto, avevo letto diversi libri, avevo letto tutti i libri Warren Buffett possibili e immaginabili, avevo letto The Intelligent Investor, cioè, c'è una libreria di lì che se ve la faccio vedere, cioè è andata indietro schiena. Però non avevo un metodo, non avevo un metodo, questo è il problema, io non sapevo, non avevo un metodo e non sapevo usare i software nuovi. Non sapevo usare questi broker, cioè non sapevo usarli, no? Cioè, avevo bisogno di qualcuno che, ok, il libro, ma fammi vedere io, il mio computer, il tuo computer, fammi vedere come devo fare, no? E poi sono andata in cerca e ho trovato dei corsi che costavano 10.000 euro, corsi di training. Cioè. Poi io non, c'è anche da dire che io non ero consapevole di quanti soldi sinceramente si potessero guadagnare, quindi adesso un corso a 10.000 euro lo vedrei in maniera differente. Però allora, sinceramente, dicevo, a me sembra una roba esagerata. Non so come la vedete voi, però a me sembra una roba esagerata. E quindi, sapete che non vi vedo più, vedo che scrivete, ma non mi arrivano più i vostri commenti. E quindi ho detto, siamo un po'. Io poi volevo qualcuno che mi insegnasse le cose, che però avesse la vita che volevo fare io. E quindi sono messa a cercare, e finché ho trovato dei video che spiegavano che cos'è il trading e spiegavano anche che cosa non è il trading online. Cioè, cos'è il trading online? Cioè, io faccio degli investimenti per avere un profitto, che significa che io decido su cosa voglio investire, quindi dove voglio mettere il mio denaro, per fare in modo che in un arco di tempo predefinito prima di entrare al mercato io decida qual è il guadagno che voglio fare. Ok? Quindi è un processo. È un processo che bisogna saper fare. Non bisogna andare da soli nei mercati finanziari, perché se si va da soli nei mercati finanziari bisogna, insomma, essere seguiti, no? Soprattutto nelle fasi iniziali. Poi dopo un po' uno può anche andare da solo, ovviamente, però soprattutto in fase iniziale è bene farsi un po' seguire, ok? Quindi io ho cercato tanto e finché ho scoperto
questa persona che vive alle Canarie e faceva la vita che facevo io. E prima aveva fatto anche la vita che avevo fatto io, quindi era stato imprenditore, era stato, insomma, viveva a Roma, aveva fatto tante cose, era stato dipendente, imprenditore, anche lui si sentiva nella ruota del criceto, ha deciso di investire sulla sua conoscenza finanziaria, ma soprattutto ha deciso di donare agli altri quello che aveva imparato e quindi di insegnarlo agli altri, pur non essendo un professore. E questo l'ho trovato bellissimo, cioè questa persona ha deciso di dare agli altri un sistema per vivere una vita migliore. Io lo devo contattare. E l'ho contattato e l'ho contattato anche oggi ed Emanuele è qui con noi. Emanuele, ci sei? Sì, ciao a tutti, ciao a tutti. Anche Ciao, ciao Emanuele, ciao, che bello, che bello. io. Allora, si invertono i ruoli perché io sono la studentessa in questo momento, quindi il professore è lui, quindi potrebbe anche sgridarmi, no? Però dai, sono stata una brava studentessa fino adesso, Emanuele. Dipende dall'operazione che hai fatto, certo. Diciamo che nella maggior parte dei casi ascolto esattamente quello che tu dici di fare, poi ogni tanto mi piace sperimentare. Comunque, adesso siamo qui per dare alcune risposte insieme alle domande che ricevo più spesso. Si può vivere di trading, Emanuele? Beh, io sono l'esempio, insomma. Da il 15 giugno faccio un anno che sto qui a Las Palmas e mi sono trasferito qui da Roma con tutta la famiglia. Un'altra vita completamente, insomma. Noi volevamo andare via da Roma, dallo stress, dal caos, no? Dallo smog, da quell'aria pesante che si vive nelle grandi città. Abbiamo un po' cercato in tutta Italia dove andare. Però non c'è un posto in Italia e nemmeno in Europa dove tu puoi andare in spiaggia tutto l'anno. Tutto l'anno abbiamo Tutto gusti simili. Io sono venuta fino a Dubai per stare per questo e per altri motivi, ovviamente relativi anche, insomma, al capital gain. Vabbè, ne parliamo dopo di quello se ci sì, arriva no, qualche. la nostra prima scelta era Miami, però sai, gli Stati Uniti, 6 mesi, il permesso di soggiorno, qui vieni con la carta d'identità. Tutto più semplice, allora abbiamo detto intanto andiamo alle Canarie e poi vediamo. Abbiamo pensato stiamoci un anno e poi decidiamo. Adesso l'anno è passato e non abbiamo nessuna intenzione di Neanche noi. tornare. Anche noi stiamo bene qui a Dubai e da quando tu ci hai insegnato tutte queste strategie di trading stiamo ancora meglio di prima, devo dire. Quindi grazie, io lo sai che c'è, cioè, la mia ammirazione nei tuoi confronti. Penso che si veda la mia emozione di avere Emanuele qui con me, perché per me è proprio il mio mito. E tanti stanno scrivendo e mi stanno scrivendo anche in privato: che bello avervi entrambi, ho visto i suoi video, quelli, ma forse quelli gratuiti sempre su YouTube o quelli, Sì. insomma, che hai su MyTrading. Allora, iniziamo a dare alcune risposte. Allora, si può vivere di trading? Io vivo di trading, Emanuele vive di trading, ma il trading è per tutti, Emanuele? Allora. Domanda difficile. Dai, dai, però, insomma, dai, fammi fare il ruolo. Sì, diciamo che allora il trading dobbiamo un attimino sciogliere, no? I nodi che ci sono dietro questa domanda. Cioè, è per tutti? Sì, però dipende dalla mentalità. Quindi tutto si basa sulla mentalità. C'entra la laurea in economia? No. No, come si è visto, perché a me non è servita, a tante cose mi è servita, ma non per il trading. Vedi, io non, nemmeno ce l'ho, quindi, cioè, quindi la laurea in economia non c'entra nulla. C'entra la mente imprenditoriale? Sì, è fondamentale. Quindi il discorso è questo. Se tu mi chiedi il trading è per tutti, io dico se sei un imprenditore, se sei un manager, se hai una mentalità aperta, che aperta significa anche che hai visto quello che tu hai detto prima, che il corso ti dice una cosa e tu vuoi sperimentare, no? Questo sì, magari a me fa arrabbiare, però dimostra che hai una mentalità aperta.
Cioè, mi cazzo Emanuele, sapete? Perché io poi gli mando gli screenshot e gli dico ho fatto questo. E lui dice, ma se ti ho detto prima fai la demo, prima, e poi perché vai subito in live? Perché voglio, cioè, non giocare con i soldi finti non mi piace. Il discorso è questo. Se hai la mente imprenditoriale, sì. È un po' come il discorso della pizzeria o di McDonald's, no? Quanti di noi sappiamo fare un hamburger migliore di quello di McDonald's? Tutti lo sappiamo fare. Però perché McDonald's ha una catena di negozi e noi no? Eppure sappiamo tutti fare un hamburger migliore di quello di McDonald's. No? E questo è il concetto, è la mente imprenditoriale che serve, che ci deve essere dietro. Cioè se io voglio aprire una catena di pizzerie, non devo saper fare la pizza, devo saper scegliere il pizzaiolo giusto. Hai ragione. E io una cosa che mi aveva colpito quando non ti conoscevo, avevo visto i tuoi video, insomma, online, ho detto prima di contattarti, no? Ho detto, ma sì, si può vivere di trading, si può vivere di trading. Poi, mi ha colpito il concetto che per la prima volta nei tuoi video rispetto agli altri ho sentito il concetto di trading matematico, no? E ho detto, trading matematico, allora mi sono immaginata lì a fare i conti, no? E poi invece tu spieghi assolutamente no, tu spieghi i software che ti aiutano a fare il trading matematico, quindi non serve nessuna competenza matematica, uno dice, ah, io non ero bravo in matematica, ho assunto il pizzaiolo, ho assunto il pizzaiolo. Esatto, ho assunto lo strumento che mi fa fare. Non devo fare. Perché se io sto tutto il giorno a fare le pizze, non posso gestire, chi lo fa poi l'imprenditore del... Cioè, fare trading... È come fare una startup, è come un'azienda. Se io sto 10 ore al giorno a lavorare, chi lo fa poi l'imprenditore? Giusto, 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 giustissimo. Infatti abbiamo i software che ci danno una mano, poi magari nomini alcuni dei software che mi hai tu insegnato a usare. Allora, poi, il training online per tutti, te l'ho chiesto. Allora, quali suggerimenti vogliamo dare a chi vuole fare questo passo? Allora, le persone che sono qui sono persone che comunque insomma, mi hanno sentito magari parlare di trading. Io quasi tutti i giorni posto consigli di trading sul mio account Instagram, sulle mie storie. E tantissimi chiedono, ok, però chi vuole fare il primo passo, come può farlo questo primo passo? Su quali strategie farlo e in che modo? E in che modo non farlo? Perché attenzione, il trading... Bisogna saperlo fare. Allora, prima di tutto abbiamo detto la mente imprenditoriale, no? Quindi bisogna essere pronti ad aprire un negozio. Siete pronti ad aprire un negozio? Cioè, per quale motivo? Proprio per sganciare il più possibile il vostro tempo dal denaro, dal profitto, no? Dal guadagnare denaro sganciandolo dal vostro tempo. Cioè, l'obiettivo è riuscire ad avere profitti senza investire il proprio tempo, ma questo ovviamente nel lungo periodo. Nel breve bisogna studiare e studiare tanto, perché è come immaginate a scrivere un libro, uno si isola per 6 mesi, per 10 mesi scrive un libro e poi vive di rendita su quel libro. Non è proprio così, perché non è che poi... Io ho pubblicato un libro oggi, non so se avete visto, è il secondo che pubblico durante la quarantena, perché vivendo di trading non devo pensare a come guadagnarmi da vivere, no? E quindi nel mio tempo libero ho scritto 2 libri, uno per aiutare la gente a trovare lavoro e il secondo per la mentalità positiva, che penso che ce ne sia tanto bisogno adesso, contro lo stress e l'ansia, rilasciato stamattina. Però dai, ho accelerato, ma perché non lavoro full time, ovviamente, perché vivo di trading. Comunque, diciamo che è un po' difficile vivere con i libri, è molto più facile vivere di trading. Almeno sì, se non è scritto Harry Potter, insomma. Sì, esatto. Quindi magari. Vuole fare questo passo e prima di tutto approcciare con la giusta mentalità. Essere pronti a studiare. E poi come strumenti innanzitutto capire cosa non fare, perché questo è il problema. Ecco, che cosa non dobbiamo fare? A me è piaciuto tantissimo perché tu nei tuoi video lo spieghi anche che cosa non fare, e è quasi più importante capire cosa non fare per non perdere soldi. Guarda, no? La cosa che poi è la cosa più semplice, che però visto che c'è tanta pubblicità in giro, che ci stanno tanti sì, c'è un po' un bersagliamento mediatico su questo. Bisogna operare solo su mercati regolamentati. Questa è la chiave di tutto. Cioè, un mercato regolamentato. Che significa mercato regolamentato? Che quando io faccio un'operazione c'è qualcuno dall'altra parte del mondo che se io compro lui vende o se io vendo lui compra.
la cosa di più, sì. Però non è così, perché tantissimi broker spacciano questo per realtà che non sono vere. E quindi ci si trova ad esempio sui CFD, sul Forex, su vari strumenti che non sono regolamentati, dove la maggior parte dei broker guadagna se noi perdiamo. E ogni tanto parlo della leva sul mio Instagram e dico che ci sono di stare ben lontani dai broker che ti permettono di fare leva 500, e per me è una cosa fuori. Cioè, tu dici, non mi raccomando ragazzi, non fate leva, cioè fate leva 2 o 3 con attenzione, cioè sempre cash secure, no, le operazioni. Magari spieghiamo un attimo questa cosa. Beh, cash secure significa che siete protetti dal capitale, cioè nel senso, te lo traduco, non fare il passo più lungo della gamba. Esatto, è molto importante. Leva 500 significa che basta una piccola oscillazione e voi non solo perdete tutto il capitale, ma perdete anche di più di quello che avete. Esatto. Quindi vai come viene chiamato in margin call, che significa che il broker ti bussa là fuori e dice: "Ehi, bello, io ti ho prestato un sacco di soldi per fare le tue operazioni, però le hai persi, come la mettiamo?" Ti bruci il conto, no? Quello che tu spieghi all'inizio dei video. Se avete aperto un negozio e vi bruciate il negozio. Esatto, infatti la cosa bella è appunto tutte quelle cose che tu insegni, perché tu dici, cioè, senti con me, fai il trading vincente, dopo io aver provato varie cose vi posso dire questa cosa funziona in tutte le condizioni di mercato, perché noi nelle qualunque condizione di mercato noi possiamo guadagnare, noi prendiamo quello che il mercato ci dà. Se il mercato sale, quindi è bullish, si dice, se il mercato sale noi prendiamo perché il mercato sale, se il mercato è bearish noi comunque prendiamo sul mercato che scende, cioè impariamo a gestire le operazioni a seconda di quello che il mercato ci offre in quel giorno, in quella settimana, in quel periodo, no? Adesso c'è stata molta volatilità in questi mesi per via del coronavirus, che uno dice, ah, aiuto, tutti si spaventano. In realtà è una miniera d'oro la volatilità, perché più volatilità c'è e più puoi guadagnare. Questo lo facciamo vedere magari dopo, faccio vedere alcuni risultati ottenuti grazie, grazie a te, Emanuele. Allora, sono arrivate alcune domande, prendiamo due domande e poi andiamo avanti. Bene. Allora, mi chiedono dove si fa la demo. Ecco, se vuoi, se lo spiego tu o spiego io, Ah, uguale. vabbè, cioè, io utilizzo come broker Interactive Broker. Non sono assolutamente collegato. Se ne trovate un altro migliore, sceglietene uno Fateci migliore. sapere perché. Io utilizzo Interactive Broker. Potete aprire il conto demo, quindi gratuito, e iniziare subito ad operare, tranquillamente. È un broker Ok. ECN, che significa che mette le operazioni a mercato. Ok? Quindi se voi, cioè, se noi abbiamo una perdita, per lui è trasparente. Lui non guadagna sulle nostre perdite, come invece fanno Altri. tantissimi altri broker, che vanno ovviamente evitati, perché, cioè, mettereste i soldi da qualcuno facendo trading e se voi perdete lui vince. Non va bene, no? No, operazioni non operazioni finanziarie, intendo operazioni, insomma, di investire su qualcosa che ha un ritorno incerto, no? E quindi, come purtroppo alcuni corsi, non sto parlando di trading in questo momento, ma alcuni corsi in generale che costano tantissimo, ma poi non hai nessun ritorno, cioè non sai neanche se troverai un lavoro, insomma. Quindi è sempre meglio pensare, no? Con la mentalità, come dici tu, di investitore, cioè investo sulla mia formazione, investo sulla mia conoscenza e poi investo il mio denaro in maniera saggia, no? È questo che mi piace. Se devo investire, vado sul mercato regolamentato, cioè come prima cosa. Poi Sì. Interactive Broker ha l'assicurazione sul conto, Sì, quindi non può sparire coi soldi. È più, certo. considera che ha 250.000 dollari di Esatto, garantiti. E poi lo garantito puoi fare lo split e fare più di un conto. Sì, infatti questa è una cosa fino a che avevo. 10.000, arriva a 2 milioni e mezzo. Esatto, Pensate solo a mica da tenere poco. i soldi. Tenete i soldi lì piuttosto che in Italia, perché in Italia Anche senza fare niente, prendi più soldi. perché in Italia le banche 100.000 euro, mi Tassi sembra. negativi? No, Sì, ma a no. parte i tassi, dico, ma i correntisti Ah no, sono, pagano le commissioni, certo. no, intendo dire, i correntisti sono protetti per 100.000 euro, se Ah, fallisce scusa, la banca. sì, certo. Sì, vabbè, noi qua per esempio abbiamo i conti in offshore, ancora meno.
Quindi è per noi, anche se proprio non vogliamo neanche fare trading per un mese, comunque prendiamo più soldi in tassi di interesse dentro Interactive Broker rispetto a tenerli in banca in offshore, non solo in Italia. Quindi sicuramente. Allora, arrivo con tutte le vostre. Io le vedo le vostre domande, ragazzi, quindi non vi preoccupate perché io le vedo, perché alcuni mi mandano le domande in privato, per quello voi non le vedete. Perché alcuni le mandano all panelist e alcuni le mandano solo a me. Laura, per il Kuwait ti posso rispondere io. Interactive Broker lo apri, dal tuo paese di residenza. Quindi io da Dubai l'ho aperto come conto a Dubai e tu lo apriresti come conto in Kuwait. E vale la tassazione sul capital gain del paese dove vivi. Quindi dove puoi dimostrare di vivere, ovviamente, non quelli che vivono in maniera fissa. Cioè, io vivo a Dubai, sono a Dubai, ferma. Quest'anno proprio non mi sono mai mossa a Dubai, sono rimasta qui bloccata perché l'aeroporto ancora non ci fa tanti giri. Però cioè, devi essere fiscalmente residente nel paese e poi gli mandi i documenti che ti servono. Andiamo avanti. Per l'Europa è in Germania. Quindi Sì, è Citibank in Germania con bonifico SEPA e vale per giusto. tutta Europa. E il È conto vero. è multivaluta, quindi uno lo può aprire in dollari, in euro, cambiare quando vuoi. Sì. Io da qua gestisco in dollari anche perché la moneta di Dubai è regolata e vincolata al dollaro, quindi il dirham è attaccato al dollaro, quindi. Ma queste sono cose di dettaglio, la maggior parte di loro sono in Europa, come abbiamo visto all'inizio. Allora, quali strategie di trading mi ha insegnato Emanuele? Facciamo un excursus veloce su quali strategie utilizziamo. Quelle che funzionano, Esatto. semplicemente. As easy as that. Sì, Allora, sì. quali sono queste strategie che confermo funzionano? Guarda, faccio magari una premessa, no? Visto che ci pensavo prima. Siamo in dei contesti dove l'analisi tecnica, quindi gli studi dei grafici, tutte queste cose, rendono il 50, 40%, 50%, 51%, e quindi stiamo parlando di lancio della monetina. Quindi l'analisi tecnica è 50 e 50, quindi Non ci interessa. non ha senso perderci tempo. No, non vogliamo neanche stare tutto il giorno davanti al computer, se no stavo tutto il giorno in Maserati, no? Esatto. Uguale, no? L'analisi fondamentale, quindi studiare i bilanci, perché uno dice, ok, studio il bilancio dell'azienda. La famosa laurea in economia, no? Che è quello che insegna Warren Buffett sui libri alla fine. Sì, però sono un po' datati. Ok, il discorso è, pensa solo a quello che è successo un mese fa, nemmeno. Quantitative easing illimitato. Trump ha detto unlimited. Ok, quindi con un quantitative easing illimitato, tutte le aziende hanno risanato tutti i buyback che hanno fatto nel tempo. E capisci che non ha più senso fare analisi fondamentale, leggere un bilancio quando poi arriva la Fed e inizia a stampare dollari Abbiamo visto. Abbiamo visto che i mercati sono andati di tasca propria, proprio sono andati, diciamo No, il così. mercato è crollato, esatto, il mercato è È crollato, ma crollato. poi, insomma, rispetto alle notizie E poi hanno iniziato a economiche, stampare dollari. disoccupazione, eccetera, la Fed metteva dentro i trillion e quindi vediamo Esatto, il hanno mercato. stampato dollari, quindi. Esatto. Okay. Ma prima le aziende pompavano grazie al buyback, no? Cioè si ricompravano loro. Certo. Ecco, magari spieghiamo così il buyback perché ovviamente alcuni si stanno approcciando al trading proprio Diciamo, adesso. le Quindi. aziende ricomprano le loro azioni e Esatto, e quindi lo per far fanno per crescere il far sì prezzo. che siccome ci sono meno azioni in circolazione, come da legge di domanda offerta, quando sono meno azioni, quando c'è scarsità, no, il prezzo delle cose sale, un po' come nella vita normale, no? Quando andiamo al supermercato a comprare le cose, se tutti vogliono una cosa, pensate al prezzo delle mascherine, no? È la stessa cosa, no? Quindi il prezzo mascherine invece è un pochissimo, allora tum, schizzato il prezzo su Amazon, schizzato il prezzo delle farmacie. Stesso principio, loro fanno il buyback, nel senso che si riprendono il loro stesso prodotto, è un po' anche quando Apple lancia i nuovi iPhone che dice no, non ne abbiamo abbastanza, devi aspettare 3 settimane, è solo un modo per alzare il prezzo alla fine, no? Quindi questo buyback delle Ma aziende anche che di più, perché ricomprano. comprando le loro, poi insomma ci sono Esatto. molti acquirenti e quindi sai quando Prezzo sale e uno quindi anche sa. le loro tasche si riempiono. La stavo facendo semplice, no? Perché, sai, sono un po' anche la mia mentalità da Quindi professore, cerco di abbiamo fare tutti i capi. annullato l'analisi tecnica, abbiamo annullato Esatto. l'analisi fondamentale che rimane la matematica.
La matematica, Semplicemente la esatto. matematica. Però io neanche non avevo voglia di stare tutto il giorno a fare i conti, no? Sull'Excel, queste cose. Per fortuna il tuo corso mi ha illuminato e mi ha insegnato a usare dei software che ti dicono come entrare al mercato, quando, in che momento, a che livello, a che prezzo, tutte queste cose qua. Chiaro. Quindi per concludere il discorso, le cose che funzionano sono due. Le opzioni, parlo di opzioni finanziarie Finanziario. regolamentate, Esatto, non le binary, le no, vanilla. quelle sono Esatto. quotate. Quindi le opzioni finanziarie regolamentate sulle azioni, ad esempio sul mercato azionario, e poi lo spread trading stagionale sulle materie prime. Queste sono le due cose che funzionano, perché ci sono le stagionalità. E quindi, essendoci le stagionalità, se c'è il raccolto di grano e quest'anno il raccolto di grano è andato bene, è ovvio che c'è abbondanza, e se c'è abbondanza il prezzo scende. Se invece il raccolto di grano è andato male, c'è scarsità e quindi il prezzo per forza di cose sale. Sì. E si può prevedere, tra l'altro, cioè è abbastanza costante l'andamento nei mesi e Sì, quindi perché si può segue le stagioni, prevedere. perché c'è il periodo Esatto. del raccolto e quindi ci stanno le scorte e il periodo dove non c'è. È un po' come i pomodorini di Pachino, che a dicembre costano di più e ad agosto costano di meno. È quello il concetto, Esatto. no? Se Infatti, volete le vabbè, poi ti fragole a dico dicembre. alcune operazioni che ho fatto dopo aver seguito il tuo corso sulle commodity, però magari mi cazzerai su uno o due, però poi ti spiego, poi ti spiego. Andiamo avanti un attimino. Quindi, ricapitolando, usiamo le opzioni per fare delle strategie, diciamo, a rischio zero o quasi zero, quello lo decidi tu prima di entrare a mercato. Come si... Io ho due strategie in opzioni, una un po' più aggressiva e una un po' più conservativa. Qual è la scelta? Allora, c'è a monte una domanda. A chi vuole fare trading, si deve fare prima di tutto una domanda. Faccio trading perché? Perché? Per quale motivo? Allora, ho 10.000 dollari e voglio arrivare a 100.000. Possibile, ok? Devo necessariamente essere aggressivo, perché da 10 voglio arrivare a 100, no? Aggressivo ed avere un piano diciamo, un piano che mi permette di incrementare. Esatto. Ok? Alcuni chiedono con quanto capitale si può iniziare. Io ho iniziato con 8.000. 8.000 dollari. Io ho iniziato con 10.000. Ma il capitale, però, ecco, parliamo un attimo del capitale. Secondo voi l'imprenditore, no? Quando apre una catena di negozi, la prima domanda che si fa è che capitale mi serve? O si fa il business plan? Si fa il business plan. Il Certo. capitale è una delle cose da fare, ma non è il problema. Perché il capitale non è... Io ho iniziato con 10.000. Silvia, quante hai detto? 8.000? Con 8.000 perché avevo paura, Emanuele. Ho detto, io mi fidavo di te ciecamente perché vedevo comunque che tu spiegavi con tantissima cognizione di causa, però ho detto, boh, quindi però il primo mese con 8.000 già avevo fatto più del 5%, quando in banca, ma con operazioni, come dicevi tu, irrisorie, cioè se ci penso adesso a Al quello che ho fatto all'inizio, 95, al mi fa 95% di ridere. possibilità di profitto, al Mi faceva 95%. ridere, vero? Cioè adesso veramente a pensarci, dopo questo tempo, mi fa ridere quello che ho fatto prima. Però per me avevo guadagnato un sacco, cioè io li lasciavo in banca a zero praticamente o quasi, e per me era, cioè questo è l'ATM, cioè è fantastico. Infatti ti mandavo gli screenshot, dicevo grazie, grazie, non è possibile, non ci credo. Però poi insomma... Reinvestivo il compound interest, no? Reinvestivo, cioè non è che li tiravo fuori perché la lavoravo, non mi serviva andare a tirare fuori, però li reinvestivo, quindi reinvestendo anche gli interessi prendevo sempre di più, sempre di più, sempre di più, perché prima investivo 8.000, poi ho guadagnato, è arrivata a 10.000, poi ho guadagnato, è arrivata a 15, poi è arrivata a 20, e reinvestivo, li reinvestivo, non è che li tiravo fuori, e quindi Man mano reinvestendo che li uno continuavo. prende fiducia, mette su anche un piano d'accumulo, no? Esatto, Ovviamente, se uno esatto. ha fiducia sia nella strategia sia in se stesso, lato psicologico, perché anche saper gestire il proprio denaro è una skill fondamentale. Cioè, io posso avere
tantissimi profitti, ma se non so gestire il denaro sarò destinato a lavorare 10 ore al giorno per tutta la vita. Quindi... Che bello, c'è Paolo che sta facendo il tuo corso, che dice: ragazzi, voi due mi avete aperto il mindset, mi avete cambiato la vita, che bello. Poi ho visto anche Rebecca, che anche lei so che è una forte fan di Emanuele e ci conosce tra l'altro me e il boss. Poi adesso Arisa ha aperto la nuova piattaforma. Grazie, dove siamo... Rebecca, guarda, il boss è lì, ha sentito, è apparso dagli schermi. Cioè, la nuova sta facendo trading, tra l'altro sta facendo trading perché ovviamente adesso è orario e quindi lì con i suoi tre schermi ovviamente non riusciamo a stare fermi, Emanuele, non c'è niente da fare. Okay. Adesso c'è anche la nuova piattaforma, il gruppo privato, abbiamo aperto adesso, no? Il gruppo privato dove gli studenti si scambiano degli studi e io praticamente esco fuori da lì perché io li seguo nei commenti. Quindi sotto i video io do assistenza ai vari video, no? Però il gruppo è fatto proprio per gli studenti, dove gli studenti possono scambiarsi idee, possono... Io ho visto quello spread, oppure quelle opzioni, no? Voi che ne pensate? Cioè, è pure bello interagire, perché sennò il trading è un lavoro... Ci diamo dei consigli, solitario. Invece interagire tra studenti è fondamentale. Sì, secondo me è bello imparare, insomma, anche adesso Rebecca ha iniziato, Paolo ha iniziato, ora mi scrivono su Instagram e mi dicono: oh, sto facendo questo, sto facendo l'altro, come si può fare, no? Così, cioè, è bello che poi si crea anche un'amicizia, insomma, tra di noi. Non è io faccio questo, no, non lo dico a nessuno, cioè, alla fine... Se tu trovi una cosa bella, cioè una cosa che comunque può essere profittevole per tutti, la condividi. Ma non solo, gli altri ti danno anche conferme, oppure ti fanno notare qualcosa che tu non avevi notato. Che non avevi capito. A me poi piace, per esempio, che noi l'abbiamo fatto insieme, io e mio marito, perché secondo me è importante, cioè se magari siete una coppia, è bello farlo insieme, perché è proprio anche bello fare il corso, imparare insieme, no? Noi ci mettiamo lì la sera sul maxi schermo, Emanuele tutta sul maxi schermo TV, e ci mettevamo là, cercavamo di capire insieme, quello che non capivo io mi spiegava lui e viceversa, insomma ti dai una mano anche tra di voi, no? Alla fine è bello. Quindi io vi suggerisco anche di farlo con un amico, con un'amica, con il vostro fidanzato, fidanzata, moglie, marito, quello che volete, perché comunque è una passione. Una professione, come imparare una professione. Uno si prende il suo tempo e poi, guarda, in genere io ho visto, gli studenti hanno in genere tre obiettivi, cioè possono dividersi in tre fasce. C'è chi vuole, ecco, in modo aggressivo, apposta dicevo, la sell put, quindi lavorare con la sell put, quindi... E porsi in modo aggressivo sui mercati, rischiando un po' di più, prendersi un po' più di rischi, ma risultati molto alti. E questo è chi vuole avere, diciamo, una rendita finanziaria con un capitale basso. Quindi far crescere velocemente il proprio capitale. Poi invece c'è un'altra fascia che dice: io invece ho il capitale, ok, chi ha 500.000 dollari, chi ha $1 milione, non mi va di prendermi rischi. Okay. Voglio proprio rischio 0,01. Ok. Esatto. Allora, io all'inizio ero assolutamente così. Cioè, lì c'è la Mary e Put. Esatto. Lì c'è la Mary e Put, perché io compro le azioni e mi compro la... Mi faccio l'assicurazione, certo. Ma infatti quando tu per la prima volta che ci hanno sentito mi hai detto: guarda Silvia, che c'è, cioè, il trading non è rischioso se sai come farlo. Io ho detto: ma qui... Quanta fuffa c'è su internet, dicevo, la gente non ti si è, cioè, non si capisce, no? Cioè, tu mi hai detto, tu ti puoi assicurare contro il rischio, cioè, come l'assicurazione sulla casa, sulla vita, cioè, io posso assicurarmi in borsa? Sì, sì, cioè, sì, favolosamente sì. Aspetta, guarda, la spiego un attimo così, il rischio qual è? Il costo dell'assicurazione, no? Certo, però è un rischio calcolato, assolutamente calcolato, perché anche se ci sono crolli di mercato, gap di mercato, io ho l'assicurazione. Esatto. E la cosa importante di questa strategia è che ponendo un rischio 5%, quindi ipotizziamo io un capitale di $100.000, ok? Pongo il rischio al 5%, io rischio massimo $5.000 in un anno. Ipotizziamo un'operazione in un anno. Così faccio un esempio, è chiaro per tutti. Io rischio solo $5.000. Se il mercato crolla, io rischio solo $5.000. Ok?
Però c'è un però. Questo se io non voglio fare nulla. Ma se io invece scelgo un'azienda che ha i dividendi Esatto. e i dividendi sono il 3%, Tu hai un rischio già abbattuto. 2%. Esatto, cioè è favoloso. Quindi sto rischiando 2.000 dollari e ancora non sto facendo nulla perché i dividendi non devo fare nulla. Se io Esatto. decido poi di gestire la posizione, che significa gestire la posizione? Avete visto i grafici, no? Non è che sale, crolla, fanno su e giù in continuazione. Arrivo G, ti spiego un attimo, ti spiego cosa sono i dividendi. Arriviamo. Magari il titolo sale, sale, sale e poi crolla, mentre sta salendo, io posso fissare il profitto. E vado ad abbattere anche quel 2%. Quindi se poi alla fine dell'anno il titolo ha fatto meno 50%, ma io ho gestito la posizione quel periodo che era salito, io abbatto anche quel 2% e magari chiudo anche il profitto. E Certo, qui è questa la assolutamente. forza, è questa la forza. Quindi non bisogna fare indovini, guru, analisi tecnica, analisi fondamentale, bisogna solo farsi i calcoli, avere il piano. Poi ci sono i software che lo fanno, insomma, poi se diciamo Antonio qualcosa. chiede, ok, ha capito ovviamente che io ho iniziato con 8.000 e tu con 10.000, mi chiede però se c'è un capitale minimo richiesto per aprire il conto. No. No. Non sia un 2.000 dollari, però dipende. Allora, il prima Interactive Broker aveva 10.000 dollari come limite minimo. Adesso lo ha tolto e mi sembra che adesso è di 2.000 dollari. Già con 2.000 dollari aprono il conto. Però il Sì. problema è che con 2.000 dollari si appoga, ma Fai poco, puoi sì, prendere solo azioni sì, si che sono un appoga un po' di valore. manovra. Allora, se 2.000 dollari si può iniziare, ma solo con lo spread trading, è Esatto. sempre poco. 5.000 dollari sarebbe consigliato, ma solo sullo spread trading, mentre invece per la sell put e la merrill put, per la sell put almeno 10.000 dollari servono. Per la media Certo. put servirebbe un po' di più perché se no nel momento che andiamo a comprare azioni il broker ci fa pagare gli interessi. Perché, Esatto. ok? Esatto. Un po' questo, che poi rispecchia un po' il motivo principale, no? Cioè voglio fare trading perché? E questo è il discorso. Quindi anche relativamente al capitale. Se io voglio, se ho un capitale molto... Allora, devo tornare un attimo indietro. Sì, perché le cose da spiegare sono tante. Allora, il discorso Sì, è questo. se diamo alcune cose per scontate, non vi preoccupate, insomma, poi Esatto. se le No, ma poi chiediamo. fatemi le domande. Perché molti Sì. pensano che fare trading bene significa fare il 30% l'anno. 40, io quest'anno ho fatto il 60%, sono bravo. No. Quest'anno perché uno può Sa che mi essere... cazzi, con la slide successiva mi sa che mi cazzi, vabbè, dopo te la faccio Quest'anno... vedere. Cioè, io ho studenti che hanno fatto anche il 100%, no? Però il trucco, sì, sei tu, anche tu. Vado alla slide successiva. Aspetto. No, aspetta. Certo. Allora, non sono le percentuali. No, io posso fare anche il 5% l'anno, ok? Ma se questo è il mio obiettivo, allora, qual è il mio obiettivo? Alla fine, per vivere di trading, mi servono le percentuali o mi servono i dollari? Mi Mi servono i servono i dollari, dollari. no? Esatto. Ma se io ho un capitale di 1 milione, sarei un pazzo a puntare al 50%, perché devo assumermi un rischio. Se io ho un capitale di 1 milione e il mio obiettivo è una rendita di 50K all'anno, da questo business, Faccio le medie di tutto, bella serena, me ne sto in spiaggia, tranquilla. Capisci? Capisci? È Sì. questo. Se io ho, è ovvio che se io ho 10.000 dollari è diverso il discorso, no? Beh, io all'inizio sono stata aggressiva, ovviamente, perché essendo partita con 8.000 facevo le strategie quelle più aggressive, diciamo, però adesso a ripensarci le vedo come irrisorie, perché usavo la sell put invece della merit put, che è la strategia quella un pochino più rischiosa, ma la facevo in maniera talmente conservativa che in realtà non stavo praticamente rischiando niente. Infatti già avevo visto subito iniziare il mio conto aumentare e ho detto ok, funziona, le promesse ci sono. Spiego velocissimamente a GP cosa sono i dividendi. Allora, te la faccio veramente semplice, quindi non uso un linguaggio tecnico per nulla, ma per far capire a tutti cosa sono i dividendi.
Quando tu vai in borsa, tu puoi acquistare per esempio un'azione della Apple, di Netflix, di tutte queste aziende americane, no? Perché noi operiamo principalmente sul mercato americano. E quindi tu puoi, tutte queste aziende che conosci, che ti piacciono, Microsoft, Netflix, Apple, tu acquisti, tu diventi un piccolissimo proprietario di una piccola parte di quell'azienda. E come proprietario, ovviamente, quando distribuiscono i profitti, diciamo, che questa azienda fa, te ne danno una parte a te perché tu sei anche tu proprietario di quell'azienda con un'azione, due azioni, 100 azioni, 200 azioni, 300 azioni e così via. A seconda di quante azioni hai, ovviamente prendi proporzionalmente per azione il dividendo, cioè un ammontare che tu prendi solo per il fatto che in un tot giorno di un tot mese tu detenevi le azioni di Apple, di Microsoft, di Netflix e così via nel tuo portafoglio, sul tuo conto, no? Quindi sul tuo conto tu avevi le azioni di questa e allora ti prendi i soldi senza fare niente, solo perché avevi queste azioni in portafoglio in quel momento. Ho spiegato bene, Emanuele? In maniera semplice, semplice. Io parlerei anche di utili, cioè nel senso, Sì. perché molti si confondono tra pure Certo, hai ragione. dividendi, quindi Tra earnings. Giusto. esatto, earnings e Certo. dividendi. Quindi il discorso è se un'azienda ha gli utili, può Esatto, fa la distribuzione degli utili. decidere se distribuirli o no. Se non li distribuisce, se li tiene per sé. Okay? È un'azienda con utili ma senza dividendi, quindi a chi ha le azioni non dà nulla, se li tiene per Però sé. poi tu insegni i dividendi aristocratici. Eh sì, quello è un altro discorso, certo. Un'azienda che hanno avuto per 30 anni dividendi e quindi Sempre, crescenti, sempre crescenti. sempre crescenti e quindi uno dice che soppirla io che per 30 anni sono stata fuori dal mercato finanziario, accidenti, tutta la gente che si prendeva soldi senza fare niente. E Capito? là là. Però ho scoperto un po' tardi, ho fatto un sacco di studi prima ma non ho studiato il corso giusto, però meglio tardi che mai. Allora ti faccio vedere i risultati, Emanuele. Random, nel senso che allora, a novembre dello scorso anno, in un mese in cui pensavo di aver fatto dei risultati straordinari, avevo fatto il 10% in un mese, che se pensate è tantissimo. Cioè, chi trovate che se lasciate i soldi in conto vi dà il 10% all'anno, non al mese? Questi sono i risultati di novembre, in un mese. Le avevo mandate a Emanuele, Emanuele mi ha cazziato. Perché mi hai cazziato a novembre quando ti ho detto che avevo fatto il 10%? No, diciamo che il 10% è il limite massimo. Considera che con questa strategia puoi fare anche di più, però dipende dal rischio che ti sei assunta, no? Magari ti sei assunta un po' troppo rischio, diciamo che il 10 ci può stare. Però poi abbiamo visto insieme lo share price e tutti quei valori e hai concordato con me che effettivamente non avevo rischiato troppo perché avevo rischiato molto meno dell'S&P 500, che è il valore di riferimento che si guarda. Esatto, perfetto. Sia il sortino ratio che lo Sharpe ratio, e tanto il broker te li dà questi valori, e Esatto. tu li vedi come stai rischiando o no. Perché ovvio, uno può fare anche il 100% in un mese, fai all in, ma non stai facendo trading, stai al casinò, no? È come prendere l'azienda e giocarla su rosso e nero. No, Non so non se va hai visto i bene. risultati di marzo-aprile. Sì, ho visto. L'hai visti? Com'è lo Vabbè, Sharpe? però c'era tanta volatilità, Emanuele, scusa, Emanuele, si sfrutta la volatilità. Va bene, ok. Io ho voluto esagerare poi, ho detto, beh, se con tutta questa volatilità andiamo. Ma guarda che quando gli studenti superano il professore è contento, eh? Sì, ma io non ho superato te, Emanuele, ce ne ho ancora di strada da fare, però diciamo che me la cavo Io abbastanza non l'ho mai bene. fatto il 297%, cioè. Te lo Vabbè, dico chiaro. magari allora faremo un corso insieme, non lo so, ci inventeremo. Comunque io sono ancora apprendista e sono ancora nella fase apprendimento, infatti adesso tu hai rilasciato da poco questo corso sulle commodities e adesso ti dico cosa ho fatto. Allora, come tu hai insegnato nel corso, sono entrata sui bovini, sono entrata sulle granaglie, sono entrata sulla maiale, però sono entrata senza finire il corso e senza fare la demo, sono entrata sull'oil e gli energetici. Sul petrolio. Sì. Ha scelto il periodo migliore sul petrolio. Però non volevo. Allora, no, tu dici sempre, dovete arrivare alla fine del corso, lo dovete guardare tutto.
poi fate demo, poi andate reale quando vi sentite sicuri dopo 2 o 3 mesi di demo. Va bene, ma chi parte da zero? Dai, tu un po' che le carni magari te le passo, però il petrolio sto periodo, dai, veramente. Senti, ma scusa, quante tonnellate di maiale abbiamo? 1.363 tonnellate. Allora, se ci vanno più in scadenza, riempiamo tutta la non so se avete sentito. Allora, abbiamo fatto il maiale, che ovviamente è vietatissimo a Dubai per motivi religiosi, e se andassero in scadenza i contratti e noi non li chiudessimo, cosa che ovviamente facciamo, come tu ci hai insegnato, ci arriverebbero 363 tonnellate di maiale con lo di carne di spread. maiale, di carne di maiale, sì. Sì. E ci stanno facendo guadagnare veramente bene. Adesso, guarda, ti faccio vedere questa settimana, questi li ho postati su Instagram. Qui lunedì, allora io mi sono data l'obiettivo di fare 3.000 dollari al giorno. Adesso ho detto, ok, basta il 300%. Mi sono data l'obiettivo, per me 3.000 dollari al giorno è giusto, mi accontento, ok? E ho fatto 3.659 lunedì. Poi martedì, grazie anche all'aggiunta delle altre strategie, grazie all'aggiunta dei carry spread sulle commodities, ho fatto 5.500, poi mi sono fermata. Ieri ho fatto 3.600, quindi ho raggiunto di nuovo il quorum di 3.000 e ho fatto questa storia su Instagram dove ho detto: il mio obiettivo è di 3.000, cosa faccio? Mi fermo o vado avanti? E la maggior parte della mia community ha risposto, cioè centinaia e centinaia di persone hanno risposto raddoppia. E io le ho cazziate, ho detto no, ragazzi, perché se vi ho detto che il mio obiettivo è 3.000, io sono arrivata a 3.000, io mi devo fermare. Cioè non è, come dici tu, in casino vado avanti. No, io mi sono data il mio obiettivo, l'ho raggiunto. Se il mio obiettivo è giornaliero, una volta che l'ho raggiunto, io non ho nessun motivo di rimanere lì dentro. Più stai davanti a quel computer a fare C'è il limite, operazioni, no, non c'è il limite, no? Poi no. raddoppia, raddoppia, poi magari arriva il cigno nero e che fai? E magari ti Esatto. prende quando sei stanca, capito? Quello è il problema, perché ricordiamoci sempre che stiamo facendo un business, Laura Cunico scrive poveri maiali. No, ma non ti preoccupare, è no, solo uno scambio di un contratto, non c'è nessun ammazzamento di nessun animale, figurati io poi. Assolutamente, è solo un contratto in cui si va ad immaginare qual è la differenza di prezzo di un determinato prodotto, commodity, in un mese rispetto a un altro, per esempio, se fai i calendar spread, ma non è. Non tranquilla, no? Si è spaventata, pensava che avessimo ucciso 363 tonnellate di maiale. Laura, no, tranquilla, no. Non è proprio da me, lo sai che sono un animalista convinta che faccio volontariato nei gattini, eccetera. Non è proprio da me. Ok, esatto, infatti, no, sarei stata ovviamente proprio no, io no. Allora. Quindi, andiamo avanti. Quindi per me, una cosa che ci tenevo a sottolineare è che per me l'obiettivo non è io voglio fare 3.000 dollari al giorno perché mi interessa, cioè io voglio essere libera, libera di scrivere un libro di aiutare tutte le persone che hanno perso il lavoro adesso, sto facendo tantissime call, tantissimi coaching, tantissimi mi scrivono, ah, grazie ai tuoi consigli ho trovato un nuovo lavoro durante il coronavirus che è difficilissimo, sto facendo colloqui, cioè per me l'obiettivo è io il mio tempo lo passo a fare le cose che mi piacciono e faccio trading in maniera tale che non devo stare a pensare, oddio, i soldi, dove tiro fuori i soldi, come vivo, no? Cioè, è questo, cioè, almeno per me, non so te, Emanuele, io la vedo così, per me. Sì, io guarda, durante la quarantena ho fatto un nuovo corso perché ovviamente stavamo in casa, stai senza fare niente. Ma Immagino. adesso io faccio 1.000 dollari a settimana, perché mi metto un pochettino lì e poi vado al mare. So, adesso che hanno aperto, poi penso a settembre ricomincerò un po' seriamente a fare un po' profitti un po' più sostanziosi. Ah no, 1.000 dollari a settimana con una strategia, poi ho quelle quelle che ho fatto vedere anche sulle commodities. Lì non mi ricordo quant'è, però anche lì c'è un po' di profitto. Però ecco, adesso sto facendo molto poco perché vado in spiaggia, insomma, vado con le bambine in spiaggia, perché poi le bambine non vanno a scuola Certo. e non c'è nemmeno il campus de verano, c'è cioè il campus estivo. E quindi sto in famiglia, andiamo al mare, abbiamo qui Certo. tanti amici, insomma, e quindi
Una vita insomma molto abbastanza rilassante, dai. Sì, ti vedo, ti seguo sempre che posti le cose. Allora, andiamo avanti un attimino, poi prendiamo altre domande. Quello che dicevo, che insomma, secondo me è importante che le persone che scoprono una vita migliore, è meglio anche che la condividano. E quindi, insomma, cioè, se qualcuno di voi si sente che vorreste avere una vita migliore, insomma, che la vita anche quest'anno è stata un po' più difficile, ecco, rispetto a prima, vi sentite che volete fare qualcosa di più, che questi dati poi che ci dicono, tipo uno dei motivi, una cosa che a me dava ansia era che appunto si dice che la maggior parte delle persone della mia età non avranno la pensione. Io ancora meno adesso perché sono a Dubai, quindi io non ce l'avrò di sicuro, però anche quando io in Italia. Cioè, se già non avrai la pensione, io dico, ma scusa, ma io devo aver lavorato tutta la vita per poi fare la mia vecchiaia da fame, cioè, ma perché no? E quindi, cioè, per me era importante avere anche una rendita pensionistica, insomma, poter essere serena alla mia età, di poter pensare che tanto ho una cosa che potrò fare anche quando avrò 70 anni, 80, se vorrò, o tanto comunque non mi servirà, perché facendo trading questi anni ne avrò poi abbastanza, no? Aspetta che vedo la chat che si illumina, quindi qualcuno vuole chiederci qualcosa. Rendite slegate dal sistema, esattamente, Francesco. Laura, stesso problema la pensione, tanti di quelli che ci stanno seguendo dall'estero, quindi non avranno la pensione. Adesso ci stanno chiedendo questi guadagni li facciamo, ma su quanto abbiamo investito? Come vi abbiamo detto, io ho iniziato con 8.000, Emanuela ha iniziato con 10. Poi ovviamente aumenti di mese in mese, quindi considerato un tot per cento al mese che aumenti, vabbè, poi io ho fatto quell'esploit Amazon, insomma, del 200%, e quindi si sono moltiplicati. Però ovviamente, cosa c'entra l'intelligenza artificiale? C'entra molto perché noi usiamo diversi software. Adesso Emanuele mi ha insegnato a usare Seasonalgo, per esempio. Che ovviamente se mi fossi andata io dentro senza che tu mi avessi spiegato nel corso non avrei saputo neanche cosa fosse. Meno Sì, male ti ho perso, sì. ci sono. No, usiamo tre software che però questi qui non hanno intelligenza artificiale. Allora, uno è Seasonalgo, ok? E Seasonalgo è uno storico della stagionalità. Quindi se il prezzo del grano ad agosto è sceso per 30 anni, si presume che Esatto. anche questo agosto scenderà. Questa è proprio la Esatto. base. Esatto. Per chi ci dà le statistiche? Il software. Poi Esatto. abbiamo Power Option. Power Option ci fa tutti i calcoli delle opzioni, Delle quindi ci può opzioni. fare la sell put, ma molto meglio per la merry e put. Quindi Sì, tutti i è vero. calcoli della merry e put mi calcola tutto, i dividendi, mi dice rischio, ok, break even, tutto quanto. A me piace che ti dice anche nel momento in cui sei dentro la La posizione, gestione ti della dice posizione, certo. la gestione della posizione, quindi ti dice guarda, adesso agisci con una call piuttosto che con una, cioè ti dice che cosa è meglio fare per fare quello che a me piace tantissimo, che è la bulletproof della posizione, che significa che Bravo, tu la bravo. fai a prova di rischio, nel senso che tu giocando, io a me piace dire giocando, non è giocando, in realtà sono cose molto serie, però giocando con le opzioni tu di fatto, alla scadenza dell'assicurazione che tu avevi comprato, tu sarai sicuramente in guadagno e sai anche già di quanto, e puoi solo incrementarlo. Cioè, è una cosa pazzesca. Tu fai un'operazione non a rischio zero, tu fai un'operazione che è andata a guadagno prima della scadenza e che può solo andare in più guadagno, ma mai, mai, mai in perdita. E quindi si dice bulletproof, nel senso che qualunque cosa succeda nel mercato, tu hai guadagnato con quella operazione. Questo se basta che il prezzo del sottostante sale per un periodo, diciamo. Certo, Poi ci sono esatto. condizioni particolari, come un'operazione, pensa, questa è rara. Però a me è capitato su Boeing, non adesso ovviamente che Boeing sta in cattive acque, però prima Ma oggi le compagnie aeree ho visto che hanno fatto un plus stanno 15% perché adesso sembra che insomma il andando bene. coronavirus vada Esatto. meglio, allora sono schizzate 10-15%, ho visto prima di iniziare la live. Però Boeing, prima che cadesse l'aereo in Kenya, mi sembra, no? Dove era caduto. Quindi un Il paio Max. d'anni fa, sì, un paio d'anni fa, su Boeing si erano verificate delle condizioni che il rischio,
che i dividendi coprivano il rischio. Quindi io potevo fare una Mary e Put dove ipotizziamo che rischio un 3% e avevo il 3% di dividendi. Quindi operazione a rischio zero. Esatto. Quindi sono rare, però se ne trovano, perché anche noi, insomma, mettendosi un attimo lì, le trovi, insomma, queste oppure, tipologie. Oppure basta rischio una percentuale, basta che un periodo il titolo sale e io posso fissare. Rinegozi. Esatto. Non devo però uscire. No, rimani nella posizione. No, per spiegare a tutti, insomma. Hai ragione. Questo è fondamentale. Io mi esalto. È tutto bello e tutto quanto, però ci stanno due cose che servono. Cioè, diciamolo questo, perché sennò sembra il paese dei balocchi, no? Sono due cose fondamentali. Primo, il mindset. Quindi bisogna avere il mindset. Motività. E secondo, lo studio. Cioè, dovete studiare inizialmente. Serve uno studio iniziale perché dovete essere padroni della materia. Esatto. Poi ci saranno periodi belli, periodi brutti, periodi difficili, un po' come tutte le cose. Però cioè, il premio che ricevete è una nuova professione, un nuovo business che è molto sganciata dal vostro tempo. Luca chiede qual è il terzo tool. Beh, noi usiamo, come diceva, Power Options, Season Algo, per esempio anche TradingView, Simply Wall Street, ne usiamo. Sì. Poi uno si appassiona come me, insomma, mi trovi. Validea, volevo spendere due parole. Ah, Validea, sì, anche. Perché Validea è interessante, perché uno dice, laurea in economia, studio i bilanci, studio tutto il possibile, immaginabile, pago $50, non so quant'è, $50 a trimestre, ma non mi ricordo quant'è il prezzo, e c'ho chi mi fa il portafoglio azionario per me. E sono i migliori guru della finanza. Quindi cioè, è un po' il discorso, torniamo al discorso del pizzaiuolo, no? Certo. Allora, aspetta, poi mi chiedono, allora il terzo tool l'abbiamo detto, intelligenza artificiale l'abbiamo coperto. Ah, mi chiedono che durata ha il tuo corso. Allora, aspetta, vado un attimo avanti alla slide successiva. Quindi se vi sentite, insomma, che avete voglia magari di cambiare, di darvi una possibilità, insomma, di pensare che magari ci sia un modo differente rispetto a quello che ci presentano i media in questo momento, che in realtà questo libro che si intitola Perché i ricchi diventano sempre più ricchi, ok, questo libro mi ha aperto la mente tantissimo, perché questo libro mi ha spiegato perché adesso la popolazione più ricca del mondo è ancora più ricca di prima del coronavirus, perché semplicemente è l'1% con la mentalità di investitore, e l'investitore è quello che quando tutto scende, tutto il prezzo scende, entra nel mercato, no? Cioè è sano, no? Perché nei mercati finanziari, quello che diceva Emanuele, il mindset, i mercati finanziari dovrebbero funzionare come quando andate da all'outlet, no? Andate all'outlet perché costa meno, una cosa di grande valore costa meno, è in saldo, no? I mercati finanziari no, cioè quando tutto scende la gente si spaventa e non compra in quel momento, ma vende. Invece bisognerebbe comprare in quel momento. Quindi per quello è importante il mindset, perché bisogna capire, no? E con gli strumenti che abbiamo a disposizione siamo in grado di capire perché i ricchi stanno diventando sempre più ricchi e perché magari invece il resto della popolazione fa fatica, perché non ha investito nel mindset da investitore. Ci chiedevano la piattaforma, come si chiama, grazie a quella volta che l'ho scoperta, che ti ho scoperto Emanuele, si chiama My Trading Way, e qui insomma c'è anche il primo video di Emanuele che spiega un po' le cose che hai visto adesso, e a me Emanuele l'ho contattato e ho detto c'è uno sconto per me, no, quella volta, e Emanuele mi ha dato questo sconto che si chiama settembre 10, io me lo ricorderò sempre. E allora gli ho chiesto se oggi mi attivava questo sconto per i miei utenti e mi ha detto di sì, per Emanuele. Quindi, però mi ha detto temporaneo, non è che posso lasciare, no. E quindi fino a quando, Emanuele? Fino a mezzanotte del 7 giugno, giusto? Sì, Maria, quando... Sì, la mia assistente. Sì, te l'ha preparato, perfetto. Sì, questo per il corso My Trading Way, che è quello che avevo fatto io all'inizio. Invece poi adesso appunto hai rilasciato anche quello sulle commodities, e quindi se volete prenderli insieme come combo ci fa uno sconto di €500. E quindi grazie Emanuele, solo ed esclusivamente
Eravamo in più di 1000 che erano iscritti a questo webinar e noi abbiamo deciso, ovviamente visto che il tempo di Emanuele è super prezioso e anche i consigli che dà, io ti ascolterei per ore e ore e ore, Emanuele. Quindi se vuoi un attimo descrivere tu cosa c'è dentro, chiedono quanto dura, per esempio, e quanto tempo ci vuole a farlo, quindi se vuoi dare qualche indicazione tu. La durata è abbastanza soggettiva, nel senso, questo poi magari è Silvia che può dirlo anche lei, quindi in genere dopo un mese si va già in demo, dopo un mese, però ovviamente se voi entrate full immersion e iniziate a studiare parecchio al giorno, potete andarci anche prima. Però ecco, orientativamente studiando normalmente in un mese potete già iniziare ad andare in demo. Poi dopo un periodo di demo, che anche questo è variabile, perché ognuno si sente, c'è chi si sente sicuro prima, chi si sente sicuro dopo, chi si sente sicuro ancora prima come Silvia, lei ancora prima. Quindi ognuno ha i suoi tempi, no? Sapevole lì, che non si fa vedere, fatti vedere per un secondo. È importante che voi iniziate ad andare... No, ha detto sono davanti al trading, niente, vuole stare a fare trading, non si può far vedere. Che andate in reale solo quando vi sentite sicuri. Ok, questo è fondamentale. E questo potete farlo dopo un mese, dopo due mesi, dopo tre mesi. Iniziate magari a fare una tecnica utile e iniziare a fare operazioni con profitti imbarazzanti. Cioè, come dicevo io prima, come ho iniziato no, io. Imbarazzanti al contrario, cioè bassissimi, in modo da rischiare pochissimo. E sì, io ho iniziato con così, al 98% di probabilità. Bravo, 98%. Quindi, cioè, esatto. Se ci penso adesso dico, ero proprio risk averse, ragazzi. Voi fareste un'operazione al 98% di possibilità di riuscita? E se non dovesse riuscire, avere degli strumenti per contrastare l'eventuale perdita? Questa è la strategia. Poi, ovviamente poi sta a voi, però... Io quello che posso fare è trasmettervi una professione, ok? Una professione che può rendervi liberi. Poi questo dipende da voi, dal capitale, dal vostro obiettivo, ma ripeto, il capitale dipende da quanto partite, ma soprattutto dipende dal piano. Perché... Stanno arrivando tantissime domande, Emanuele, adesso uno per uno vi... Allora, gli aggiornamenti sono inclusi e l'iscrizione, come scritto, è senza scadenza. Cioè, quando comprate il corso, lo potete fare, cioè, se lo volete fare in due settimane... Allora, io li ho divorati, ma perché io proprio fino all'inizio mi sono proprio appassionata. Però li potete, cioè, se uno ci mette un mese, uno ci mette tre mesi, uno ci mette una settimana, lì dipende da quanto tempo avete. Tipo io mi mettevo tutte le sere perché mi ero proprio appassionata e volevo iniziare il prima possibile perché avevo poi capito le potenzialità. Quindi ero smaniosa di iniziare. Giusto. Quello è l'approccio giusto. Esatto. Perché se uno compra il corso... O mi metto o non mi metto. Se mi metto, mi ci metto, no? Perché comprare voglio, il corso e poi buttarlo lì non avrebbe senso. Cioè, esatto. Esatto. E l'iscrizione quindi è senza scadenza, ma la cosa bella è che anche gli aggiornamenti che fai sono inclusi. Cioè tu adesso, per esempio, io ho comprato il corso, quello sulle commodity, e tu hai già messo altri nuovi video che non c'erano quando l'ho preso io. Adesso ne metterò anche un altro, però ne sto facendo un altro sui report. Però lo voglio fare, questo non era previsto. No, sì, non so. È qualcosa in più. Quindi mi voglio prendere tutto il tempo e farlo bene su tutti i report ufficiali sulle commodities. Ah, ok. Ok. Sapere se quest'anno il raccolto sarà abbondante oppure no e come incide poi sulle nostre scelte. Michele chiede, ma i corsi sono dei video? Come faccio a vederli insieme a mia moglie? Sì, sono praticamente, tu hai registrato tutti questi video, alcuni di 10 minuti, alcuni di mezz'ora, in modo anche che siano leggeri, nel senso non è che sono video di 3 ore, che uno dice no, sono video anche di 10 minuti in cui tu spieghi una cosa specifica, vai diretto al punto, no perdita di tempo, bam bam bam, ogni lezione ti insegna delle cose. Io suggerisco anche, per esempio, di farlo, noi lo mettevamo a tutto schermo sulla televisione e avevamo i nostri computer davanti, quindi facevamo esattamente cosa faceva Emanuele nel video. E allora lì impari in fretta, perché devi fare un copia e colla, cioè guardi, fai le stesse cose, ti rendi conto e poi lì riesci poi ad operare da solo, che è la cosa più importante. Poi non è che puoi stressare Emanuele con 100 domande come facevo io. No, puoi, però, ovviamente. E, il corso sulle commodity è questo qui.
Anche questo ha gli aggiornamenti inclusi. E qui hai dovuto fare una cosa anti... Vuoi spiegarci un attimo del fatto della... che ti hanno copiato? Ti hanno copiato il video? Sì. No, hanno piratato. Piratato, sì. Piratato. Sì. Quindi ho fatto una cosa. Una parte, perché tutto ci sarebbe costato troppo impegno, quindi una parte dei video sono univoci. Ok? Che significa univoci? Che una parte del corso viene rilasciata solo dopo che emettiamo fattura e quindi sappiamo chi l'ha comprata, perché ogni video sarà unico e se quel video girerà in mani sbagliate noi possiamo risalire a chi l'ha comprato. Quindi esatto. È una sorta di protezione che abbiamo. È giusto, cioè tu hai speso tantissimo tempo. La cosa che mi piace del tuo corso è che tu hai speso tantissimo tempo per selezionare strategie che funzionano e quindi dai solo quelle, non è che ti faccio vedere tutte le strategie, no, ti faccio vedere quelle che funzionano e basta. E sì, chiaramente chiaro, perché, cioè, questa cosa... Se ci pensi è anche la cosa... Cioè, ormai siamo arrivati in un mondo che fare le cose più oneste e più semplici sembra, io ho fatto quello che è normale, cioè se io ho una cosa che funziona, ma non è che funziona per sentito dire, perché la faccio anch'io. Quindi io l'ho fatta, l'ho ripetuta nel tempo, adesso sono 3 anni, e funziona, la rilascio. Ma se non funziona a me, e poi dopo, cioè, non è che io sto qui con la mia famiglia, in pace, in tranquillità, cioè non voglio gente che dice, ah, ma hai fatto sta cosa. Cioè, non ho bisogno di questo. Certo, no, infatti. Quindi il primo corso è su mytradingway.it, perché vedo che alcuni dicono dove lo troviamo. Il primo è su mytradingway.it, il secondo lo trovate su bit.ly/combos-500, così avete lo sconto, potete immettere questi due valori, settembre 10, che è lo sconto che ho nel cuore, perché era quello che avevi dato a me come codice sconto. Dove ho iniziato tutto. Sì, dove ho iniziato io. E Combo 500, che ce l'hai invece creato ad hoc solo per voi. Per quello abbiamo... Io gli ho detto a Emanuele che avevamo 1000 persone, però ovviamente Emanuele mi ha detto, Silvia, io non posso fare 500 euro di sconto a 1000 persone. Quindi abbiamo deciso di chiudere il webinar a 100, ma anche perché appunto il valore del tempo di Emanuele, come abbiamo capito, è elevatissimo. E quindi, niente, se avete un wifi e un device in mano, avete tutto quello che vi serve per avere una vita migliore, possiamo dire, no? E, se avete anche altre domande, ovviamente io ci sono sempre, quindi questa è la mia email, l'account Telegram in cui penso già mi seguite, perché se siete entrati presto è perché oggi vi ho avvisato che saremmo appunto stati in sovrannumero. E grazie a tutti che ci ringrazio. 777 se vi è piaciuto. Ah, adesso rispondo al Forex. 777? 777! Guarda quanti! Sei stato apprezzatissimo, Emanuele. Grandi ragazzi, Forex non, questo è il mio segreto, che Emanuele non lo sa che io faccio anche Forex, ma lui non è d'accordo, quindi se voi gli scrivete Forex lui mi sgamma che io faccio cose che lui dice di non fare. Ogni tanto faccio Forex, Emanuele, perdonami. Posso dire una cosa soltanto? Ogni tanto, dico una cosa sola. Forex è un mercato OTC, ok? OTC significa over the counter. Sì. Mio marito dice io non lo faccio, mi sta sgridando pure lui. In sai, due si sai da dove deriva? Sai da dove deriva il termine over the counter? Da quello farmaceutico. No, andate su Wikipedia, se no ve lo dico io. Over the counter è nato, significa fuori, no, fuori orario. Fuori mercato, sì. Ok, fuori orario, fuori mercato, dopo orario. Perché? Perché alla borsa di Londra negoziavano le azioni, no? Negli anni 20, negli anni, non so, parecchi anni fa, e chi, i trader che stavano lì, dopo orario andavano sotto al bar e al bar sotto continuavano a fare scambi, a comprare e vendere. Se tu lo faccio vuoi, poche volte, davvero, non faccio tantissimo. Se tu vuoi andare a fare scambi sotto al bar, per me va bene, basta che ne sei consapevole.
Va bene. No, io devo stare attenta quando parlo di Forex perché c'ho sia mio marito che Emanuele che mi danno di quelle cazziate. No, vabbè, il Forex è quello che fanno tutti, no? Però Infatti tutti tantissimi perdono. perdono, infatti. Io lo Sì, faccio. Sì, ecco, insiste, 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 però insiste, metti il aspetta, dito però nel. magari chiariamo una cosa. Allora, il Forex dipende anche dove lo fai. Perché Esatto. ad esempio ci sono delle valute come il dollaro australiano piuttosto che altre o anche il franco svizzero che in alcuni periodi possono essere interessanti. Quindi dipende anche come lo fa il Forex, perché se per Forex intendi proteggere parte del capitale in una valuta diversa è un discorso. Allora lo fai con Interactive Brokers, quindi sempre con un broker Sì, con ECM. Interactive Broker, certo. Io quello broker, uso solo quello. Esatto. Se invece parliamo di un broker market maker dove se tu perdi lui va in profitto, dove ognuno fa il prezzo suo, perché sai che il Forex non essendo regolamentato, ogni broker ha il suo prezzo, Certo. no? Quindi quello è completamente diverso. Esatto, no, io uso solo Interactive Broker, su questo proprio non. Gianluca chiede, col primo corso quali strategie si possono imparare? Allora, con questo qui, con My Trading Way, la Marriott Put e la Sell Put, che sono quelle che diciamo che compri l'assicurazione sulle azioni, usi le opzioni, una un pochino più aggressiva, una molto prudente come strategia, mentre questa in più ha la parte di commodities che è stata rilasciata da poco, sulla quale anch'io mi sto divertendo, insomma, in questo periodo. Quando è che lei non più di 2 mesi? No, meno, mi sa. 30 aprile, 30 Ah, aprile. infatti, sì, io l'ho fatta, iniziato subito, quindi subito in live, e quindi adesso, sì, da poco, da poco. Ok, bene, bene, ottimo, Emanuele, grazie, un grazie infinite. Testo di riferimento per incominciare a studiare, scrivetemi via email. Scrivetemi via email, aperto proprio, ho trovato, c'erano domande anche qui. Si può fare anche per arrotondare il trading? Beh, certo, tu puoi tenere assolutamente il tuo lavoro e quindi certo, sicuramente vuoi farlo per arrotondare, ci mancherebbe. Riesci a mandarci la registrazione? Sì. Altri amici sono riusciti a connettersi, lo so. Iscrizione senza scadenza vuol dire che se compri il corso e te lo vuoi vedere fra un anno, lo puoi vedere fra un anno, non è che poi cioè una volta che hai il login, poi puoi entrare quando vuoi. I video possono essere visualizzati on demand, certo, sono tutti video che potete fare quando desiderate. Ok, abbiamo risposto, penso, a tuttissimo. Ok, grazie mille a voi, un A abbraccione e una me, buona anche a serata. tutti. Ciao Silvia, ciao ciao. Grazie mille Emanuele, grazie, grazie ancora. Ciao, ciao ciao.